Salve, per chi non mi conosce, io sono Dario, intaglio cose di legno e poi le carico sul tubo. Questo è un lavoro che ho fatto tempo fa, si tratta di una scia vichinga, o comunque la mia versione. Se non avete visto il video, vi lascio il link qui sopra. In questo video voglio cercare di spiegare come ho realizzato la parte del manico, ovvero l'effetto pelle intrecciata, con un esercizio piuttosto semplice, secondo me alla portata di tutti. Non perdo tempo e mi metto subito al lavoro. Eseguo l'esercizio su un pezzo di legno DIY da 18x18 cm. Per chi segue i miei video sa che questo legno non è particolarmente adatto all'intaglio, però ho uno scarto che avevo da parte e ho deciso di usarlo lo stesso, anche se non otterrò un risultato molto pulito, tanto è solo un esercizio, appunto. Procedo realizzando una griglia con dei riquadri da 2 cm x 2 cm. Ovviamente le misure che sto usando sono indicative, a seconda del progetto che si va a realizzare si possono modificare. Una volta ottenuta la nostra griglia, vado a realizzare due linee parallele ai lati di ogni linea della nostra griglia, in questo caso a 2,5 mm dal centro. Ora con una penna non cancellabile vado a passare le linee interne in maniera alternata in questo modo. Una volta finito vado a cancellare le linee che sono state fatte prima con la matita. Dovrebbe risultarvi una cosa del genere. Ora con un coltello vado ad incidere in maniera profonda tutte le linee che ho creato. Una volta incise tutte le linee, posso andare a scavare tutti quei quadratini che sono venuti fuori nel disegno. Adesso posso procedere andando a scavare tutte quelle parti che dovranno avere l'effetto di passare sotto. Per ora non sono particolarmente soddisfatto del risultato, infatti vorrei che avesse un aspetto molto più tridimensionale. Per fare ciò mi basterà dare una seconda passata di intaglio, in maniera da rendere ancora più profondi ed evidenti le zone d'ombra. Farò così solo mezzo esercizio, in maniera tale che si veda la differenza dove sono passato la seconda volta e dove no.
Bene, vi ringrazio per aver guardato e spero che questo esercizio vi sia stato utile. Se sì, lasciatemi un like e un commento. Un ringraziamento speciale anche ai miei sostenitori Patreon. Vi lascio le immagini dei vostri bei lavori e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!